Ciao, ed eccoci di nuovo nella mia cucina, oggi per preparare il grande classico della Pasqua, prodotto italiano che comunque arriva adesso in tutte le tavole del mondo. La mia ricetta è una ricetta molto semplice, è un prodotto che ha una vita massima di 10 giorni, quindi non consideriamo questo prodotto professionale, ma è un prodotto per le casalinghe. La ricetta prevede 150 g di farina, 5 g di lievito di birra, 50 g di yogurt intero e 50 g di acqua. Yogurt intero, zuccherato. Mettiamo tutto insieme. Lo facciamo impastare fino a far prendere corda per poi farlo lievitare 6 ore. Stasera faremo il preimpasto, domani facciamo l'impasto e niente, e la colomba sarà pronta dopodomani. Bene, abbiamo il nostro lievito che andiamo a lasciare a temperatura ambiente per 6 ore. Copriamolo con la pellicola. Bene, sono trascorse 8 ore e abbiamo il nostro lievito pronto, dove andremo ad aggiungere 860 g di farina, serviranno 300 g di tuorlo duro, 250 g di zucchero, mezzo chilo di burro e 365 g di acqua per il preimpasto. Mettiamo subito la farina dentro il nostro lievito. In realtà sembra appiccicoso, ma non lo è. È molto consistente. Mettiamo il cancioncino e cominciamo a mettere subito l'acqua. Prima di mettere l'acqua, metto lo zucchero e cominciamo a mettere una parte di olio. L'impasto deve prendere consistenza. Io ho messo metà delle uova e faccio prendere l'impasto abbastanza consistenza e poi vado a mettere man mano burro e torro d'uovo. L'impasto ha preso corda, è il momento di cominciare a mettere il burro. Un po' di burro, un po' di tuorli. Mettiamo il resto del burro. Tutto l'impasto deve durare all'incirca 25 minuti. E facciamo completare l'impasto che diventi bello asciutto e omogeneo. L'impasto è pronto e lo lasciamo lievitare per almeno 12 ore. E rieccoci di nuovo qua. Sono passate le nostre 12 ore, al massimo 14 ore. Abbiamo il nostro lievito che io adesso lo dividerò in due parti. Avendo una macchina piccolina, non posso farlo interamente, quindi lo divido in due. La ricetta prevede per entrambi 50 g di miele, quindi ho fatto 25 e 25, 250 g di zucchero, 125 e 125. 300 g di farina, quindi 150 e 150, e poi abbiamo 200 g di burro, 100 e 100, un'arancia, sono due arance, due limoni e 4 bacche di vaniglia. La ricetta prevede 300 g di tuorlo d'uovo, quindi 150 e 150, un succo d'arancia per entrambi gli impasti e ci sono 12 g di sale, quindi 6 e 6. La ricetta prevedeva 300 g di panetto di mandorla o di pistacchio, io ho preferito farlo di pistacchio. La ricetta prevede 1 chilo di canditi, io in questo caso ho voluto dividerlo, ho fatto mezzo chilo di fragoline di bosco semicandite e 50 di cedro e 250 di arancio candito. Quindi adesso procediamo nella lavorazione. Ho messo la metà, che in questo caso tutti i lieviti erano 2,5 kg, ho fatto 1,250 kg. Soprattutto il profumo che sia buono, che non sia troppo aggressivo. Il profumo è veramente eccellente. Andiamo a metterlo subito
in planetaria con il nostro pancetto. La prima cosa che metteremo sarà il miele e lo zucchero. Subito dopo andremo a mettere la farina. Poi inseriamo il succo d'arancio ed è il momento di mettere anche i nostri aromi. Ha già preso abbastanza elasticità e è arrivato il momento di buttare dentro il sale e il nostro burro con una parte delle uova. La restante parte delle uova e il burro. Questo è il momento che prenderemo il nostro panetto facendolo a cubetti, in questo caso pistacchio. L'impasto è pronto perché è bello liscio. Bello consistente. È arrivato il momento di mettere i nostri canditi. Mettiamo anche i nostri cubetti di pistacchio. Facciamo qualche giro. Questo lo faccio per evitare di rompere o di frantumare troppo i canditi e di rovinare anche i cubetti. Dobbiamo lasciarlo un'ora sul tavolo, in modo tale che si riposi un po', dopodiché lo andremo a pezzare. Questo è l'impasto. Non abbiate paura se pensate che sia troppo morbido, perché deve essere così. Qua facciamo lo stesso, mettiamo le nostre favole semicanditi più i cubetti di pistacchio. E andiamo a dare una piccola rotazione. Ed ecco qua il nostro secondo impasto pronto. Iniziamo a pezzare le nostre colombe. Mettiamo un po' di farina su una base di lavoro. Faremo pezzetti da 700 grammi perché utilizzerò stampi da 750 grammi. Ok. Le colombe le abbiamo pezzate, tutti a pezzi da 700 grammi. In realtà potrebbero venire benissimo 7 pezzi da 700 grammi, ne farò 6 più dei pezzettini tipo a panetto, come se fosse un piccolo panetto, in realtà l'impasto delle colombe. Bene, mi aiuto con un pochino di olio, però pochissimo. Prendiamo il nostro primo panetto, lo incidiamo in due. Una parte delle due lo seziono ancora e iniziamo la lavorazione. Ci aiutiamo con il cartoncino, lo andiamo a posizionare in una parte centrale. Dopodiché, sempre aiutandoci col cartoncino, ve lo consiglio perché viene più stretto e omogeneo, pigliamolo a forma di ovetto e lo mettiamo lateralmente. Faremo la stessa cosa con l'altro. La parte che chiuderemo la metteremo sotto e questa è la prima colomba. Li abbiamo sistemati negli stampi e sono venuti 6 pezzi più 12 pezzi, 6 e 6. Aspettiamo che lievitino, questi dovranno lievitare per un minimo di 6-8 ore a temperatura ambiente. Invece i pezzettini piccoli, visto che la quantità è minore, li faremo lievitare dai 3 alle 4 ore. Dai, allora è il momento di fare l'amaretto per la superficie.
Quindi serviranno 600 g di zucchero, 250 g di farina di mandorle con tutta la buccia, tipo queste, 250 g di mandorle bianche, 100 g di amido di mais. Misceliamo subito lo zucchero con l'amido, le farine. Grammi di albume d'uovo, abbiamo detto, e andiamo ad inserire una parte dell'albume e cominciamo a mescolarlo con un frustino. Dobbiamo miscelarlo senza farlo montare, è un impasto morbidissimo, molto grezzo come impasto, ed eccolo qua. Dopo aver fatto il primo impasto andiamo a prepararci il pastello che inseriremo poi dentro. Serviranno 200 g di latte fresco, 50 g di olio d'oliva extravergine, 100 g di farina di semola rimacinata. Mettiamo sul fuoco, mescolando sempre, e facciamo un pastello. Deve bollire. Ok, l'impasto è pronto. Quando è ancora caldo ne versiamo una piccola parte all'interno e continuiamo a mescolare. Sfumiamo il tutto, diamo una prima agitazione con il frustino e poi utilizziamo un mixer a immersione. Il nostro impasto va bene, è pronto. Qua abbiamo tutte le mignon fatte a pirottino che andremo a mettere la nostra glassa in superficie. Mettiamo un po' di zucchero di granella di sopra. Possiamo mandarli in cottura. Questi saranno nel forno a 175 gradi per 20-25 minuti, perché sono porzioni piccole. Ed ecco a voi i vostri pezzetti di colomba a pirottino. Bene, le nostre colombe sono lievite e adesso andiamo a sistemare l'amaretto di sopra, molto morbido. Copriamo tutta la superficie. Andremo a coprire sopra con i granellini di zucchero e metteremo un po' di mandorle di sopra. È il momento di metterli al forno. Cottura 165-170 gradi per 50-55 minuti. Le nostre colombe, mettiamo degli aghetti per metterli capovolti. Eccole qua. E voilà. Ecco poi le vostre colombe. Vi ricordo che è un prodotto fatto a casa con una scadenza breve. E vi auguro buon divertimento durante la preparazione. È facile realizzarla. Con l'occasione vi faccio i miei migliori auguri di una buona Pasqua e che superiamo tutti velocemente questo problema virus che ci ha cambiato la vita e che superiamo al più presto e che torni tutto come prima. Ciao!